Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi appunto voglio fare un altro gameplay di un gioco retro, in realtà non è neanche un remastered, è una nuova versione di Rez. Perché infatti Rez Infinite non è un Rez 2, non è neanche un Rez 1.5. È semplicemente il vecchio gioco, uguale identico come gameplay, livelli. Anche la grafica in realtà hanno migliorato la risoluzione, ma è comunque sostanzialmente la stessa, perché ha questo design appunto molto minimalista. Che anche a rivederlo adesso non sembra un gioco vecchio perché è fatto apposta. Quello che appunto dava soprattutto di Rez una impronta davvero particolare che l'ha reso un cult sia nella sua nascita, se non mi sbaglio sul Dreamcast, per poi arrivare appunto anche su PlayStation e adesso su PlayStation 4, è il fatto che sia la grafica, le luci intermittenti, i suoni delle esplosioni andavano a tempo con la musica e in generale si aveva un'esperienza audiovisiva davvero notevole. Questo è stato mantenuto in Rez Infinite con l'aggiunta dell'area X, ovvero l'unica vera novità del gioco, che è praticamente un minigame all'interno del vecchio Rez, in cui possiamo esplorare un'area appunto completamente tridimensionale, invece che quelle classiche a percorso, e si può utilizzare anche il VR per avere quindi un'esperienza davvero immersiva in questo gioco. Adesso infatti scegliamo di giocare un attimo al classico Rez. Nella modalità viaggio non abbiamo appunto game over e si possono giocare le prime zone. Invece nella modalità normale possiamo giocare anche la quinta zona, che è quella più difficile, per così dire. Erede di quei titoli, appunto, come Panzer Dragon, di cui avevo già parlato, del rail shooter con il percorso obbligati e la possibilità di guardare lievemente i lati. Ecco, abbiamo comunque il fulcro del gioco nel lock dei nemici, nella raccolta morto, così perché non ho distrutto il gate, e quindi il gioco ha appunto una difficoltà notevole per quello che riguarda appunto come ci si muove, perché basta letteralmente un colpo per essere uccisi nella forma base e un paio di colpi se si è, diciamo, in versione evoluta. Infatti ogni 8 potenziamenti che prendiamo ci si evolve in una forma particolare. Qua devo prima finire l'area 5, che infatti non ci sono ancora riuscito, perché effettivamente il gioco ha una difficoltà old school davvero notevole. E bisogna imparare i pattern dei nemici praticamente a memoria, così da riuscire a distruggerli appena entrano in campo e
schivare gran parte dei colpi, soprattutto nelle boss fight, che sono tra l'altro anche lunghe e stratificate, bisogna darci davvero dentro e non sbagliare mai. Quindi se amate la difficoltà, vi assicuro che Rez è un gioco da provare, perché davvero non è semplice come può sembrare, però è davvero molto valido. Invece l'area X è appunto il contenuto nuovo. Anche questo lo proviamo adesso in modalità viaggio, giusto per non avere il game over in pochi secondi. Tra l'altro questa modalità ha anche la particolarità di avere un finale segreto con un boss da sbloccare, che dà anche un trofeo, giusto per il fatto che fa sì che il giocatore abbia appunto, come vedete, l'interazione è completamente diversa. Come dicevo, il giocatore ha un'esperienza davvero notevole. Condito con musiche ed effetti techno, disco per così dire, davvero intriganti anche per diciamo il 2020. È un gioco anche questo di fine anni 90, eppure oggi come mai è un titolo davvero moderno, che riesce ad essere sicuramente più interessante, molto più stiloso di giochi di quei rhythm game particolari, di quelle cose strane che vogliono fare diciamo gli alternativi, ma che a Rez non allacciano neanche le scarpe, proprio per il fatto che questo gioco è pura poesia. E questa versione Area X è appunto un titolo, come dicevamo, mi posso muovere in 3D, e colpendo anche i nemici in una certa sequenza si hanno effetti musicali diversi. Una di quelle persone a cui i giochi stilosi piacciono perché sono stilosi. Quindi questa grafica, questo concept di appunto realtà virtuale, perché ecco, questo forse chi non ci ha mai giocato non lo sa, il gioco non ha questo design strano perché è così, punto. Ma noi siamo una sorta di programma, appunto, che sta cercando di hackerare il mainframe della Terra. E quindi andiamo a colpire le varie zone come sottolivelli, per così dire, per aprirci la strada sino a quello che è poi l'antivirus, il boss, diciamo, della zona. Perciò anche il concetto di digitale, di musica, è tutto perfettamente armonizzato con quello che succede. Spero infatti che a causa di queste belle e bellissime musiche il video non venga poi rimosso per copyright, perché comunque l'esperienza audiovisiva di Rez è una cosa eccezionale. Adesso in modalità appunto viaggio può sembrare una cavolata, però quando poi in modalità normale contrattaccano e ti colpiscono una sola volta hai perso, il gioco diciamo ha il suo perché. Quindi, come dicevo,
risulta anche una sfida notevole, ma è tutto fatto per darti un'esperienza, un po' come anche Journey, come Flow. E Rep era uno di quei giochi che dava appunto un'esperienza di gioco unica, nuova, diversa a quello che invece era il gameplay standard dei giochi d'azione, d'avventura, di sparatutto comunque. All'epoca di Rep andava un casino Time Crisis in sparagiochi. E provare appunto una cosa come Rest era qualcosa di veramente diverso. Se poi amate questo genere di grafica, di musica, come dicevo, non potrete che innamorarvi di questo gioco, che adesso è disponibile anche su PlayStation 4, sul PlayStation Store, con appunto un download di pochi giga, ma davvero davvero molto divertimento, anche perché appunto il titolo è impegnativo, il set di trofei è fatto per dare una sfida ai giocatori. Non oso immaginare come sia giocare a questo in VR, perché non so se sentite appunto tutti i vari effetti che vanno a integrarsi con il mio sparo, le esplosioni. Le luci, le esplosioni, tutto è armonia, tutto è bellezza. Questo è Rest. A molti può appunto non piacere, però è una di quelle, a mio avviso, esperienze di gioco che vanno fatte. Perché è facile dire che GTA è bello, che Uncharted è una figata, però se non avete mai provato Rest, effettivamente vi siete persi qualcosa di molto particolare. Adesso non mi ricordo cosa fare. Però in generale appunto è qualcosa, come dicevo, di diverso. Certamente un gioco che vi cambierà la vita, però è un'esperienza, a mio avviso, che va fatta anche proprio per capire come un gioco possa essere, a mio avviso, appunto, arte. Non semplicemente perché ci sono delle texture fighissime che fanno sembrare la grafica vera e poi tra neanche mezza generazione avremo già un livello ancora più alto, ma proprio per il fatto che l'esperienza di gioco a essere qualcosa di particolare, che ci lascia dentro qualcosa. Insomma, è uno di quei titoli diversi, ma diverso bello.
Quindi io ve lo consiglio. Il prezzo appunto per essere un gioco digitale non proprio remastered, ma comunque versione migliorata di quello che ancora adesso è un capolavoro, diciamo che li merita tutti i soldini che costa. E come dicevo, non è neanche così semplice e facile da giocare. Può essere giocato in modalità viaggio, come stiamo vedendo, per passare il tempo, perché non posso essere sconfitto, quindi prima o poi vincerò, ma ho già preso abbastanza colpi per avere tipo 10 game over. E tra l'altro game over vuol dire che ricominci dall'inizio, non dal checkpoint un metro prima. Quindi è questa la vera difficoltà di questi vecchi giochi. Perciò la sfida appunto è notevole, i trofei non sono impossibili, però sono discretamente difficili e richiedono appunto una vasta conoscenza del gioco per imparare bene come muoversi e cosa fare, perché avere al massimo, diciamo, i punteggi e i gradi di sfida, soprattutto con i boss, è una cosa abbastanza impegnativa. Quindi, se un gioco del genere appunto vi interessa, fatelo vostro, giocateci, amatelo, perché Rest ancora adesso, soprattutto con anche l'area X che lo impreziosisce e effettivamente va a espandere l'esperienza di gioco in tre dimensioni, è uno di quei titoli da provare. Forse poi non vi piacerà, però è uno di quei giochi che merita di essere giocato. So appunto se semplicemente vederlo vi dà le stesse sensazioni, ma a giocarlo è davvero fantastico. Thank you.
Ed ecco, così finisce la versione base dell'area X. Insomma, nonostante i suoi anni, resta ancora un titolo molto valido, artisticamente ispirato, dal gameplay particolare che parte lento ma incalza e diventa letteralmente una droga, perché man mano che si vuole migliorare, si vuole imparare a giocare a Rex, si finisce davvero per caderci dentro. E questo è una delle cose migliori che possa fare un gioco. Tra l'altro qua possiamo anche muoverci durante i titoli, starli a guardare o muoverci in 3D. Le musiche sono stupende, anche queste dell'area X, nonostante appunto siano nuove, sono molto valide, e devo ammettere che il gioco in sé mi è piaciuto davvero molto. Una possibilità appunto di poterci giocare anche con il VR sicuramente lo rende un titolo molto appetibile per tutti quelli che hanno la periferica, ed in generale è un titolo ancora adesso validissimo, perciò io ve lo consiglio. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto nonostante io sia davvero molto ma molto scarso, perché davvero sono scarsissimo a Rez, eppure mi piace tantissimo. E questa, diciamo, è la sua magia, perché davvero un gioco a cui fatichi a giocare, come può essere anche appunto un Dark Soul oppure un Bloodborne, ma che ti piace così tanto che vuoi comunque sforzarti a giocarci, vuoi comunque giocarci, vuol dire che è un bel gioco. Quindi Rez Infinite è sicuramente un grandissimo, grandissimo gioco, sia grazie all'area X nuova che pone un gameplay moderno, che al classico Rez, che ancora adesso, nella sua, diciamo, sfera minimalista, è un gioco davvero notevole. Quindi io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.